Zona Paiardo, io vado a Pagallo e olio le carriole. Ah, l'officina è in zona Paiardo. Sì, passo di Morana e mi fermo a Paiardo. Quindi ma lei l'officina è un nedere, fa officina, vero? Io faccio officina mura mura, detta detta. un taglio in taglio magari, okay. Massimiliano. In taglio che significa? In taglio, professore, cosa vuol dire? Questa è una vecchia deriva dagli ittiti questa frase. Gli ittiti, coloro che ittavano le cose da fuori. Gli ittiti, certo. Erano quelli di Capodanno, ma se gli ittiti che buttavano di Capodanno sono quelle cose che non ti servono. Gli ittiti sono coloro che erano nelle città, sì, che raccoglievano le cose e le ittavano. Ah, ok. Capito? E allora si chiamano ittite. Ittite a casa. Ho capito. Sono ittite. Ittite per birra, certo. Ho capito. Professor, sì. Ricordiamo al pubblico che ci ascolta da casa che lei ogni volta viene qui in trasmissione per parlarci del nostro dialetto siciliano antico. Siciliano. Quello là incarcato. Incarcatissimo. Della scorcia della penna. Della scorcia della penna. E questa volta il professore ci porta altre due paroline di cui vogliamo conoscere il significato. Ma poi ti prendono anche in giro, mi dicono che tu parli in italiano solo per la a radio, ma lui parla sempre in italiano. Comunque, caro dottore, io sono. No, lei, dottore. Io l'italiano per me. Ce la firo. Ce la firo a parlarlo. Lei con l'italiano funge a funge. Io l'italiano ci parlo come funge a funge a mangio col porco. Quando un certo punto si regia ci ha mangiato, fungia con porco in due cifre. I nostri ascoltatori sono estasiati di questa rimpatriata culturale. Sì, questo è una. Più spesso significa una patria. Più spesso significa non è che quando vale nella macelleria, più spesso. Sì. Sì, Massimiliano, lo perdoni, professore, purtroppo visto non passo con niente. Ma andiamo avanti, professore. Allora, le due parole di quest'oggi. Le due parole di quest'oggi. La prima parola di cui vogliamo conoscere il significato è saia. La saia. Cos'è la saia, professore? Oh, è che non lo sapete che cos'è la saia. Cos'è la saia? Io pensando alla parola saia, sinceramente, caro Paolo, viene in mente una storia che è successa tipo qualche mesetto fa, cos'è? Quando ho cominciato a cavriare il tempo, quando le ragazze ci cominciato a cavriare la natura, praticamente. La natura! Allora, cosa? La saia è da punto questa storiella, Paolo Marletta, perché ci fu questa ragazza, ermo campagna, e praticamente allora ad un certo punto mi disse, mi si è cominciata a bagnare la saia. La saia che pensai che era tipo la sciacca. No, non è sciacca, no, no, non è sciacca, è sciacca, è dottore, sciacca, condanniamoci, non parliamo a lordi, condanniamoci, è sciacca vicino la Agrigento, la sciacca, perché questa campagna era questa campagna era vicino a Agrigento. Ho capito. E cosa aveva? Vigne, cosa aveva? Aveva un vignaro, avevo un vignaro. No, era un pochettino praticamente un ingarbuglio di rizzogne. Allora sarà stato olivo sarà stato. Cos'è? Sarà stato olivo. Olivo, sì. Olivo. E praticamente c'era questa saia dove ci passavano 7 punti la saia per non infossare. E allora? Quindi la saia è una cosa agricola. Una cosa agricola. Sì. Cosa si fa con la saia? Cosa si fa? Si ci. Se ci lava, una se ci può lavare, magari uscite, posso vedere. Allora, la saia è come dire, un ricuongolo di acqua. Ah, un ricuongolo per l'agricoltura. Ma anche per lavarsi le scinde. Oh, okay. La saia. Perché anche come uno può dire, lei la saia, no. No, lei la saia no. L'altra parola, questo quindi è un riconcolo. La nappa. La nappa, questo cos'è la nappa? Ah! La nappa è uno strumento. È uno strumento che serve e poi servono tante cose qua, Paolo. Paolo, che cosa vuoi? E ci faccia una frase con nappa, professore. Una frase e poi la salutiamo. Nappa. Una frase. Una frase. Così in due piedi. Così in anche in tre piedi, non è. È una frase con nappa nelle cassette di Pasqua. Perché? No, questo ci deluca. La salutiamo. La salutiamo. Dottore, ricordiamo che chiunque la vuole contattare.
Lei, la può trovare all'indirizzo? All'indirizzo dell'università GMN de Costa de Grace. Che cioè sta per... Costa Razza. Si è capito. Il suo motto, professore, che è... Vadi, professore, vadi. Che devo fare da intellettuale, Paolo, ma è... con te, terra terra. Lo sappiamo, sì, sì. Può essere asiatico, oceanico, americano... Ma nei carnet dell'ossa se sempre c'è la montana. Grazie, grazie professore. Salutiamo con un applauso il professore Favo Ciglione. Il professore Favo Ciglione. Grandissimo, grandissimo. Ma scusi, ci può, signor Canzi, ci può raccontare qualche aneddoto quando lei andava a studiare? Aneddoto. Io posso solo dire che è una persona veramente, veramente, veramente proprio. Troppo esperta. No, no, beh, troppo esperta. Lo vediamo dagli alunni che ha. Vedi che carrenescino. Beh, solo carrenescino. Allora, lei va rotto i bagni. No, signor Canzi. Che me ne vai, vedremo su, se me ne vai. No, ma che sì. Per questo stupido lei se ne deve andare. Sì, ma vedi che avevo un tempo. Frangise, che ci può fare? Non è che a Frangise, allora avete diritto a rompere i bad. Cioè. No, signor Canzi, a parte che io Canzi sono un caudiglio. Vabbè, lasciamo. Massimiliano, tu resti Massimiliano, tu mi dici no, ma forse. Cos'è? Come dire qui? Ma che cosa? Sapete viaggiare, vabbè, ok. Francese. Quando mi volete dire. Vai. Ma signor Canzi. Abbiamo avuto tantissime richieste della nostra applicazione Chi cerca Troia, ragazzi. Una grandissima, grandissima applicazione. Un successo, un mari download. Stasera vi facciamo ascoltare. Cosa la... Download. Purtroppo questo è bello. Vabbè, non andiamo, signor Canzi. Cos'è la francese e queste cose strane. Forse io ho caputo che è inglese. Ma è inglese. È inglese, magari però raffinato, gentile, raffinato è lei. No, raffinato è lei. No, signor Canzi. Raffinato. Vabbè, un video come un complimento. Non era un complimento. Anche se giurico. Va bene. Allora, ascoltiamo il jingle. Il jingle. Jingle. Un minuto di silenzio e poi c'è il bid di Massimiliano. Vabbè, qua è Natale, c'è stato. Intanto foto meravigliose. Tanta foto meravigliosa. Ragazzi, Chi cerca Troia? Quest'estate non hai cuccato nemmeno una ragazza in spiaggia perché eri concentrato come un idiota nella ricerca dei Pokémon. È arrivato il momento della riscossa. Chi cerca Troia? Chi cerca Troia? La nuova applicazione dell'inverno. Giacombà, da lei che sta che passava, aveva un bello culo. Giacombà, da lei un bello culo, va. Aspetta, ora provo questa applicazione nuova che mi scaricai, dice che è troppo bella, vediamo se funziona. Si può fare! Signorina, scusi signorina, non lo sa che c'è un bel culo, va? Le piace il mio culo? Certo, è bellissimo. Se aspetto un attimo, veno mio marito e ce ne fa una con sé. Ciao, compà. Ci sta, amone. Ma quale ci sta, compà? Ci sta fare se amone, che quale sta? C'è che non mischia la legnata. Chi cerca Troia? Minchia, bella nera. Ora provo questa applicazione, vediamo se funziona. Pericolo. Boh, da lei, questa tecnologia non ne capisce, ci provo stesso, che vecchi metodi. Ehi, Bedda, ti vuoi sguattare queste 10 euro? Ma lei è proprio un animale. Minchia, che c'è perso la picca, questa. Chi cerca Troia? Scarica l'app dal Play Store o dall'Apple Store e sarà un inverno da leoni. Salve, sono Franco Canzi e quando la sera vado a fare girare l'economia uso l'applicazione Chi cerca trova. Troia. Minchia, sembra arrogato però, eh? Chi cerca Troia, l'applicazione dell'inverno, by Radio Telelocale, lo show della montagna, ragazzi. Sì. Ma belli queste applicazioni, poi... Ma ci prendono per maleducate a noi due, signor Canzi. No, maleducate, io non sono maleducato. Qual erano chi allora. Cercavano questo? Beh, sempre meglio se ripetiato per maleducato, ma non per francese. Chi se voglio dire? È vero, come a Paolo. Poi che maleducate e francese. Francese, cosa. Un purpurri, direi. Un purpurri. Lapo e il can. Lapo e il can. Stasera finalmente, da cosa che si rigge? No. Com'è che si rigge in inglese?
inglese. Chi lei usa bene. Unplane. Stasera ci sta da pieno. Basta non sarà per tanto. Non si preoccupi. Ma che cosa c'è adesso? Allora, chi cerca Troia? Come funziona? Arrivano foto improbabili. Noi le vediamo, voi no, ed è meglio così. Come funziona, signor Canzi? Lei ha avuto difficoltà la settimana scorsa, per cui sappiamo. E chi su? Cioè, o chi su passa con me? Oh, ma la stiamo a fare vedere anche le fotografie sono belle. È un peccato non pubblicare. Quindi, come funziona chi cerca Troia? No, signor Canzi, allora, lei si scarica l'applicazione. Lei sa scaricare, non aveva dubbi. Sa scarica l'applicazione. Poi, una volta che vede una bella ragazza in giro, che cosa una fa? Bella ragazza, magari una brutta, insomma, sono gusti. Brutte, non le discutiamo. Brutte, mia, non le discutiamo. Ok, va, non si sa mai. Una volta accende l'applicazione, la inquadra. E l'applicazione le dice se con quella ragazza funziona oppure no. Non è che si paia, non si paia. Si paia l'applicazione, non si paia la ragazza, signor Cardi. Ma quanto costa? Ah, aspetta, ma infatti, cioè, allora, aspetta. Io paio, mettiamo, sta ragazza, 10 euro. No, 10 euro che ragazza conosce lei. Ma è per dire, è un numero è per dire, no. Non può fare male a più, vabbè. 10 euro. Ok. Se io uso sta cosa, quanto paio? Niente, paio solo l'applicazione. E quanto costa questa applicazione? Quanto è? 10 euro. Allora, è là che mincia serve questa applicazione. Non è che c'è risparmio. Ogni volta che la usa sparte del genere. Ah, bella mincia. Quindi, no, si accanzi. Ah, funziona questa cosa. A parte il fatto che io, che sogno un testo che tu sogno. Ma tanto risparmio. A lei è un testimone. Ecco. Avessero i soldi, no? Io l'enfisema. Ma avessero a pagare o no? No, signor Canzi, alla fine dell'anno un signor paroliere, ci divideremo i proventi con il presidente, il presidentissimo, e poniamo che Luca Narre. E poi lei, signor Canzi, c'è qualcosa. Allora, Giovanni, parlo con te, mi pare una persona seria. Allora, io a questo caso, se una persona non bene, lo sapete per me, non è perché questo qua i ciao si finire male. Sta mancando del rispetto, secondo me. A proposito dei soldi, signor Canzi. Dei soldi. È arrivato il momento della pubblicità. Perché ricordiamo, per mantenere su tutto. Sono Baradan, come un baralei francese. E lei è francese, bravo. Sono insegnato francese. Tutto lo studio. Bravo. Lo studio nuovo. No, io piglio poco, lei non lo capisce. Okay. Lei è bello, magari babbo. Grazie. Allora, per mantenere tutto questo stabile, tutto questo studio, il presidente e il presidentissimo hanno trovato questi sponsor e noi li mandiamo in onda. Buon ascolto, ci rivediamo fra un pochino. Ci presentiamo, cretino. Vi prego, non abbandonateci. Abbandonate, signor Canzi, ma non abbandonate. Non l'abbandono. A mia babà nonna. Caffè Centro, tavola calda, pasticceria e gelateria, Corso Umberto, Chiaramonte Gulfi. Kefap, lavorazione marmi di Gabriele Cugnata, incontrate quattro cappelle a Chiaramonte Gulfi. Caffè Umberto, pasticceria e gelateria, Corso Umberto, Chiaramonte Gulfi. Risica, pizzeria in via Corallo, Chiaramonte Gulfi. Contatta Risica allo 0932 92 24 05. Hashtag, chi non risica resta di uno. Silvio Tipografia, servizio stampa digitale in via Mongibello a Ragusa. Pasticceria del Corso di Vittorio Micheluzzo, Corso Umberto, Chiaramonte Gulfi. Prima fila dei Fratelli Spagna, all'interno ampia scelta di birre artigianali. Veniteci a trovare, Corso Umberto, Chiaramonte Gulfi. In Piazza Duomo, Chiaramonte Gulfi, Caffè Roma di Sebastiano D'Angelo. Gelateria, pasticceria e tavola calda. Per informazioni 0932 928 068. Nunzio Davola, impianti elettrici civili e industriali, via Fiera 43, Chiaramonte Gulfi. Cutrone Vittorio, pittore edile via Gulfi 225, Chiaramonte Gulfi. Mini market di Silvia e Cinzia, Corso Umberto 34, Chiaramonte Gulfi. Cego Co, bottega gastronomica, via Nicosia 4, Chiaramonte Gulfi. Hashtag, da Coco si sta bene! Sulle mani! Vetreria Mediterranea, lavorazione vetropiano, produzione vetrocamera, montaggi, sabbiature e arredamenti. A Chiaramonte Gulfi, per informazioni 392 17 46 85 6. Panificio San Giuseppe di Salvo Vullo. All'interno troverete una vasta scelta di tavola calda, biscotti e pane realizzato con grani antichi della nostra tradizione. Genuinità e gusto per voi. Veniteci a trovare in via Sansone a Chiaramonte Gulfi. Oleificio Murphy. Estrazione olio a freddo tramite più moderni e funzionali impianti di molitura. Oleificio Murphy si trova a Chiaramonte Gulfi in contrada Fontanazza. Per info 0932 921 050.
A Fontana, ristorante pizzeria. Vieni a gustare la nostra specialità.